l'azienda è iniziata negli anni 70 da mio padre e io ho cominciato a fare l'apicoltura dal 76. Mio padre ha iniziato con 35 alveari e poi pian piano ne abbiamo aumentato e nel 93 abbiamo trasformato l'azienda, abbiamo palettizzato, abbiamo meccanizzato per rendere insomma più il lavoro più leggero. C'ho circa adesso 1000 alveari che porto in giro mezza Italia, dalle Marche fino giù in Calabria. Spostiamo le api nelle varie fioriture, dal mese di marzo sul rosmarino, poi aprile sul ciliegio, a maggio sull'arancio, sull'acacia e nelle nostre zone sulla sulla. Poi si va nella zona dell'Aquila per il castagno, e nelle Marche il girasole e nelle nostre vallate la melata. Questi sono i tipi di mieli che produco. E normalmente è un'impresa a livello familiare, mi danno una mano le mie figlie e mia moglie, e più ho due operai stagionali. Ecco, proprio il fatto della famiglia, che è la famiglia unita, che lavoriamo insieme, le mie figlie si sono laureate, di cui una la tesi l'ha fatta sulla fattoria didattica, l'altra l'ha fatta su economia aziendale, sull'azienda, sui costi e ricavi dell'azienda. E questo mi fa diventare molto orgoglioso di questo fatto. Per accogliere anche un gruppo di persone che non è solo un punto vendita, ma è in angolo museale, c'è una piccola biblioteca e una galleria fotografica. Ecco, per dare ai turisti non solo il prodotto eccezionale, ma far vedere anche come si lavorava prima. Io, a me la passione delle api è tanta, io non potrei stare senza le api. È qualcosa che ci do tutto. La banca, la BCC a noi ci ha aiutato, ecco, per investire ci ha dato una mano e questo è molto importante. Grazie a questa banca abbiamo raggiunto alcuni risultati perché sposa i problemi del territorio e dà una mano alle imprese. La mia banca è veramente attaccata al territorio.